Bentornati qua su FC24 con un nuovo episodio con la carriera allenatore con il nostro Ranieri e il nostro Verdon Sport. Siamo al terzo posto in classifica, purtroppo a 9 punti dallo Young Boys, però c'è anche da dire che abbiamo una partita in meno che potrebbe portarci teoricamente a meno 6, ok? E siamo contro lo Zurich. Oggi andremo a farci tre partite, quindi tre di campionato, anche perché la coppa mi sa che è andata, esatto, abbiamo perso ai rigori, se non ricordo male, quindi insomma. Allora, andiamo così. Allora, squadra, Atwear è un po' stanco. Potremmo mettere Amos. A me Beyer non è un po' sceso, onestamente. Rodriguez è stanco. Mettiamo. Ma scusatemi. Ah, Alves è fuori per infortunio. E allora Lungoi. Ma Andersen è destro. E Lungoi è destro. Vabbè, allora non cambia niente. Bentaberri è stanco. Ci buttiamo Bogarde, che non ha deluso quando chiamato in causa. Alves infortunato, ci mettiamo in panchina qualcun altro tipo Etwer, ci portiamo, ci possiamo portare Zimmermann e va bene così. Allora, siamo pronti per la partita contro lo Zurich per prendere questi 3 punti o Si respira quantomeno un'atmosfera provare a fantastica, come vedete prenderli sulle perché tribune, con i non sarà tifosi semplice. subito Loro sono caldi sesti in per classifica, l'emozione di questo match. Vi do il bentornato sulle quindi frequenze bisogna di EA stare molto Sports. Con attenti, me, molto come sempre, attenti c'è l'Elena. ragazzuoli. Appuntamento con la Credit Molto Suisse Super molto League, torneo attenti. che in passato ha visto mettersi in luce diversi talenti Si interessanti. parte. Il pubblico già caldo sugli L'unica spalti, parola che cercando voglio poi di conoscere reinciso da un bel oggi è match con la tocca a due vittoria. squadre. Bravo Non deludere Coller, le attese. subito. Non vedo l'ora che inizi. Lungoi. Con Speriamo di assistere a un match calma. divertente, ricco Amos. di gol. Gli ingredienti ci sono Fatti davvero vedere. tutti. Ecco Dai Valenzuela, fatti vedere, su. Non fai il timido. in grafica Non lo fare il schieramento dei timido, padroni su. di casa. Queste le scelte del Bravissimi, tecnico degli ospiti per il Andersen. match di oggi. Per Kohler, facciamola girare con molta calma, non c'è fretta. Bertrand, buona la palla. Maius. Lungoi. Bravo Alvarez. No, ma Intercetta bene qui il a pallone. parte che la volevo passare ad Amos io, non a quell'altro, insomma. Non mi ricordo chi voleva passarla, quindi non mi ricordo neanche il nome. No, Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Buonasera. Arriva subito il vantaggio. è passato. Vabbè, partiamo male, gol di svantaggio purtroppo. Lo Zurich Questo è il segna. secondo gol. Ha battuto il portiere turco con Eh chiusura sì. sotto misura. Abbiamo visto gol più difficili, è vero, ma Dadashov, l'importante alla Renat fine è trovare Dadashov. pronti per metterla dentro. 1-0 per loro e noi siamo Ed ecco sotto. dunque Noi arrivato siamo il primo gol sotto. dell'incontro, 1-0. È dura, è molto dura. Maius, Maius, che ti è successo, Maius? Che ti è successo? Calma, non dobbiamo ragionare. Bravo Bertrand. Lungoi, Maius, vai Maius. Ah, troppo lento. L'hai visto però? Ah no, no, troppo Portiere che sul risponde portiere, troppo qui in senza grossi profondità. problemi. Sbaglia il No, portiere. mi ha sbagliato il controllo, volevo tirare al volo. Ma perché? Ma perché mi sbagli il controllo così? Questa è la palla in zona d'attacco, attenzione. No, mamma mia, Lungoi. Che robe. Giocare con Lungoi così titolare è la morte nel cuore. Quest'anno non è che abbia fatto grandi cose, onestamente. Qualche buona apparizione, sì, per carità, però Punta sotto a la quello che mi porta, non lo più di aspettavo, questo nessuno. casca da solo, vabbè. Che gli vuoi dire? Bravo Bogarde! Intervento Però se gli ha perfetto, ripassi non Antonischi in vale, area. Bogarde. Non può fallire, Se gli ha attenzione. ripassi Il portiere non qui vale. decisivo. Stiamo facendo un po' fatica. Onestamente stiamo facendo un po' fatica. Sento Lancio da gol che è un battuto po' complicata sta Pavelletto. partita oggi. Andersen, che cavolo fai? A No, ma. disposizione un nuovo Ma corner. porca miseria. Calcio d'angolo per loro. Con Andersen che si è addormentato.
Fai un gol, è tua. È tua, palla ripartimi. Pezzo. Fai qualcosa di buono, ti prego. Amos, devi andare. Amos. Cerca la profondità no. qui. Azione interrotta. No. L'arbitro ha visto la potenziale di offside. Si lamenta, Pier. Ma che... direi non c'era quell'altro? Voleva la palla prima, poteva andare ma in porta, Ma dai, ma non ci credo. No, scusate, a parte che la linea non è ben tratteggiata, io non vorrei dire, ma anche lui ha un piede, cioè, non per dire, non per essere, come dire, non per essere pignolo. Qua mando la tocca, ok, datemi Amos. Dove cavolo sei? Non è questo. Ma è questo qui. Allora. Sì, mi sa che... no, però... scusate, raga. C'è la spalla. La spalla vale. Ma la spalla vale. Cioè, sei fuori gioco proprio per la punticina, eh. Però, secondo me, boh... Non lo so. Non lo so. Quella spalla un po' mi ha fatto... come dire, pensare. No! Ho fatto possesso. La finta! Perché? Perché non mi prende i tasti oggi? Protegge bene il pallone. Oggi, ragazzi, non mi piglia i tasti. Non so per quale motivo, ma i tasti non me li piglia proprio. Bravo, Alvarez. Interrompe l'azione pericolosa. No, sulla ripartenza. Che vabbè che Maius è troppo lento, non poteva far molto lì, sinceramente. Allora, 1-0 per loro. 1-0 per loro. Io chiamerei in causa Rodriguez. So che sei stanco. Anche Etuer per Maius, che l'ho visto un po' così. E per il resto Guet, mettiamoci. Facciamo qualche cambio. Proviamo a dare un po' di svolta a questa partita. Ripresa perché che ha dunque inizio. Stiamo giocando veramente un calcio. Definì brutto è un complimento. E quindi cerchiamo di fare il meglio possibile, ragazzuoli. Valenzuela. Da solo. Nessuno che si muove bene come voglio io. C'è voglio Guet, buona la palla. Etuer, no. Si stava a girare. Se riusciva a girarsi, bravo Alvarez. Molte opzioni a disposizione. Rodriguez. Amos. E c'è la Amos. Amos, 1-1. Il pareggio è arrivato con il buon Amos che ha tirato a palla con una discreta potenza, devo dire. E bravo Amos. E bravo Amos, su. Che gli ha permesso di recuperare così palla, si fa Amos, così. Replay ok, 1-1. Bravissimo Amos. No, che sfiga. Che sfiga clamorosa. Che sfiga. Bravissimi. Guarda Amos. No, buono cos'è? Del difensore. Bravissimo Schneider. Guet. Per Mauro. La mette in area verso il compagno. Schneider, è fallo. Oh, è preso la gamba. Passano via il pallone. È vero che ha preso forse anche la palla, però... Cioè, ha preso prima tutta la gamba praticamente per arrivare sulla palla. Occhio al movimento dei compagni. Non farlo passare, bravo Bogarde. Bogarde non ha giocato male. Non ha giocato affatto male. Cross in mezzo. Mamma mia. Interviene allontana. Amos. Ci sono metri per Andersen, andare. È tua. Andersen, sei veloce. Hai una qualità, sfruttala. Bravo Andersen. Palla che esce di poco. Mamma mia che schifezza Andersen, ma sei anche destro. È quello il problema, sei destro. Ti ho fatto rientrare sul destro, tra le altre cose, che manco me ne ero accorto che l'avevo fatta sta cosa. Ora che ci penso, lui è destro. C'è spazio per andare. Ma perché? Ma perché ti sovrapponi così? Così male. Poi torni indietro. Perché mi devi fare la finta? Per quale motivo? Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Qual è il tuo problema? No. Recupera in area. Recupero importante. Bravissimi. Fallo. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Mauro. Mauro.
ha il supporto dei compagni. Che cazzo non la fa? Fuori ma cosa fa? Termina la propria corsa oltre la linea laterale. Ma cos'è sta roba? Bravo Alvarez, si fa perdonare. Torna sull'azione precedente. Mauro. Mauro. Giusto? Atteso che no. Può inquadrare la porta. Non ci credo. Ottima la posizione del portiere. Non ci credo, ha fatto una parata del secolo questo. Ma che ha sparata un po' addosso, però. Si abbassa dettagli. Campo alla Schneider. Un'energia pazzesca quella che arriva. Bravissimi. La carica dei tifosi e benzina pura per le gambe e la testa dei giocatori che sembrano rispondere bene. Hanno preso un mano pallino. Però raga, recupera palla il portiere spezzando il pressing avversario. Vabbè, guet tua. Continua ad attaccare in questi ultimi minuti non di ci gara. Credo. Caccia del ma gol come vittoria. L'ha presa sta palla? Ma come l'ha presa? Si andrà avanti a giocare no, per altri 60 no, secondi. No, la beffa no. La beffa no, raga. Occhio alla sarebbe finita. Sarebbe finita. La beffa no. La oh, quanto dura sta partita. Terza la beffa l'interno. No. Mannaggia. Mannaggia. Che pareggio, pareggio un po' così. Ragazzuoli, onestamente. Speravo di portarla a casa. Invece, portiamo a casa un pareggio. Andiamo a meno 8 dallo Young Boys. Onestamente, non è poco meno 8. È tanto. Siamo imbattuti. Ma comunque, non sono contento perché io pensavo di portarla a casa. Mi aspettavo una vittoria, sì, mi aspettavo una vittoria. Match davvero impegnativo, vabbè, due ottime difese. Bene, sì. Prego, prego, prego. Bene, cioè bene, si fa per D. Comunque, posto in arrivo. Vabbè, Beyer non ci interessa. Amaius, non stavi giocando bene. Non stavi giocando bene. No, no, non puoi dirmi... Stavo giocando bene perché no. Allora, Bader hanno accettato il prestito di un anno al Colchester e noi siamo contentissimi di mandare Bader in prestito perché così si può fare un po' di esperienza e può crescere. Siamo contro il Winterthur e siamo messi malissimo, ragazzi, senza forze. Turnover, purtroppo sì. Ragazzi, io non so cosa fa. Metti Rueg, metti Lungoi, mamma mia, si è messi veramente male. Ma si è messi malissimo. Ma come si è messi, ragazzi? Ma posso dire che si è messi male? Ma dir poco. Vabbè, Alvarez, questa te la fai lo stesso, anche se non sei in formissima, però io non posso fare nient'altro. Io purtroppo, cioè, sto messo veramente alla canna del gas, la squadra sono tutti stanchi, morti e non hanno energie e potrebbe essere leggermente un problema. Leggermente, leggermente. Comunque, vediamo come va. Certo è che aver tutti i giocatori stanchi non è una cosa così fantastica, però raga, che vi devo dire? Amici sportivi, da Piero che Gibardo, vi devo dire? Da Lelia Dani. Ma che vi devo dire? Però, avutissimo. Vedremo se le due squadre sapranno fare uno spettacolo all'altezza. Vai Alvarez. Rueg, so che non è il tuo ruolo, però vedi un po' che sai fare, perché io non ho nessun altro. Dele Alli. Ma ogni volta è come se fosse la prima. Bravo Dele. Può dare il vantaggio alla sua squadra. Pallone respinto fuori gioco lì. Di Maius. Posizione irregolare, tutto fermo. A parte che della difesa, se posso dirla tutta, non volevo passarla a Maius. Eccolo l'11 di infatti, perché pittura. Sapevo che era avanti e la volevo passare alla, ecco la formazione a Beyer, invece niente. Ho fatto come gli pare, come spesso accade su questo gioco. Fuori gioco. Mannaggia, ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho aspettato un po' troppo. Rueg che se l'ha mosso anche bene in realtà, Si sta muovendo bene Rueg in questo inizio di partita, in quel ruolo. Vi devo dire che è certamente Beyer, tua. Sa di avere i riflettori puntati addosso, cazzo, però tutta. Beyer, bravissimo, ottimo stop. Ha sicuramente un ottimo rapporto con il gol. Sa concludere a Rueg. Rete in più modi, di piedi, di testa, da diverse posizioni. Occhio a non abbassare la guardia. Ma perché non ha andate di testa? E vacci, bravo Zimmermann. È fallo. Oh! Ma che è? Ma manco nel wrestling fa queste cose. Sti contrasti. Parità assoluta. Cercano continuamente il tiki-taka.
No, 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 non facciamoci sorprendere, mi raccomando. Suggerimenti in area. Bravo, Brown. Bene qui il portiere. Calma, calma. Devono cercare di sfruttarle Alma, occasioni come Alma. queste, Pier. Lo sanno anche i tifosi che si fanno sentire. Rodriguez. Tentativo di Non chiusura c'è sul portatore di nessuno. palla. Mamma mia. Recupero in zona pericolosa. Ma chi sei tu? Azione Ballet. interessante questa, attenzione. Infatti ha ballato, ha fatto un ballet. Riconquista la palla Vai, bene, Maius. interrompendo una potenziale occasione da Bravissimo. rete. Lungoi. Dele Alli. Non c'è nessuno, ragazzi, che si muove. Non c'è nessuno che si muove bene. Ma si è messi un po' male oggi in campo, onestamente, Può passarla. eh. Turnover forzato. Non potevo fare altrimenti. Infatti si vede che stiamo un po' soffrendo nella Cerca di costruzione del bucarlo per il gioco. compagno. Bravo Ha evitato Mauro. un gol con Mamma mia, questo che tackle. fortuna. Pericolo Dele scampato. Alli per Maius che se la dorme. Maius. Ma L'arbitro ferma il non è gioco e mai segna il fallo. calcio di Se, era punizione. fa se, se non era fallo quello su Zimmerman, manco questo era fallo. A casa mia, però va bene. Va bene lo stesso. C'è la Maius. possibilità della ripartenza. Vai, Beyer. La palla è buona. Si Mamma mia, tirano fuori da una Beyer. situazione Sei un complicata qui. cadavere. Beyer, sei un cadavere. Mi dispiace. Qui bene che ho per te, ma. Non ti riconosco più. Oh, Zuffi. comunque, sono Zimmerman. Tornano in possesso di palla. Oh, bravo Delle. Ci sarà solo un No, ma minuto di come recupero. fallo? Ma come Arriva l'intervento fallo? del direttore di gara. Allora fischi tutto, maledetto. Vabbè, L'arbitro fischia allora, mentre 0-0. fine alla prima metà di questo incontro. Che brutto primo tempo, Questa. ragazzi. Che brutto primo tempo, posso dirlo con estrema certezza? Aspettiamo un po' e al massimo facciamo qualche cambio, perché qua non si Secondo tempo è carbura, raga. incominciato, Non, risultato zero tiri in paritario, porta, questi sono non chiusi i minuti tiriamo. 45, grande La equilibrio vedo fin molto qui in grigia sta campo. situa, molto grigia. Perché? Ma perché sta palla persa così? Bravissimo, Benta. Bravissimo, L'arbitro ha visto il palo e dunque punizione. criminale vero. Criminale vero. Mi piace. Allora, bisogna stare attenti qua però. La mette in mezzo. Bravo, Benta. Interviene bene sul cross. Qualcuno che ci va non farebbe malissimo. Bravo, Dele. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Krueg. Continua ad avanzare. Ha la palla buona. Conclusione che non No, sorprende il no. portiere. Non l'ho passato in mezzo perché non mi fidavo che potesse arrivare. Ma perché si scalda il portiere? Non ho capito. Corner Bravo, Dele. battuto in mezzo. Maius! Deviazione No! di Ma testa che è come. terminata al lato Come di hai fatto a poco. non prendere la Difficile porta, dire se potesse fare Maius? meglio. Certo che è Come hai andato fatto a non. tanto Ma così dal come hai gol. fatto a non prendere la porta, raga? Con tutto il bene, ma come cavolo ha fatto? Lì era gol. Cioè, nel senso, di solito. L'errore del portiere che può essere pesante. Bravo Rue che si muove bene comunque. Devo dire che non si muove, ha fatto Pallone che ha male. superato la linea laterale. Per essere un terzino. Dele Alli. Occhio al pallone per il No, possibile Beyer, vantaggio. no. Tiro Ci stiamo deviato. Appena in svegliando, tempo qui. Occhio però. Insomma, Dele Alli. al tiro della Per bandierina. Lungoi, 1-0. bellissimo! Non ha Bellissimo sbagliato. Lungoi, finalmente! No, bravo, bravissimo. Per una volta. No, non è vero, non è solo per una volta. Però. Per oggi ti dico per la prima volta, bravo. Ha fatto un colpo di testa. Rivediamo il corner da Tra corsa, l'altro, tutto il primo tra i tifosi tempo, c'era una anche Douglas deviazione Costa, perfetta che ha ospite gonfiato d'onore a bene vedere il sta cuore del partita. portiere. Che stacco. Questo è un bello stacco. Bravo. Allora non faccio cambi. Anche Ed perché. ecco dunque In arrivato panca il primo gol tutta gente dell'incontro, morente. 1-0. Quindi siamo messi un pochino male con i cambi noi, eh. Siamo messi leggermente male. No. A metri a disposizione Rodriguez. Lungolau. Maledetto Rodriguez. Palla messa dentro. Parata super L'ho del vista portiere dentro. che dice di no su L'ho questa vista girata di veramente testa. dentro. A parte che Sembrava non mi un dava il rimbalzo. giocatore che È volevo. riuscita ad arrivarci con un E già lì mi dava intervento innervoso. puntuoso. Va direttamente in area. Ottimo intervento, senza fronzoli. Scherma il pallone con il corpo. C'è il tocco arretrato. No, sono troppo.
in mezzo. Sono troppo vicini all'area. Buono il lancio, sbarcante. Fan sempre gol così. Fan sempre gol così, oh. Non riesci mai a rubargli palla. Non riesci mai a rubare palla quando sono messi così, purtroppo. Ci si può provare quanto vuoi, ma... Allora, Etwer e... Vabbè, ma Jus va bene. Schneider, Andersen... Però Lungoia ha fatto gol. Però a parte quello, vabbè. Non ha fatto molto. Guet per Kohler. E... Rodriguez. Vai, Rodriguez. Anche se comunque Rueg... Ha fatto bene, eh? Non possiamo dire che ha fatto male, perché... Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Secondo me è una bella prestazione. Mauro, l'hai visto? Vai, Andersen! Sei fresco, come voglio dire. Schneider! No, 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 no. Ma come l'ha presa? Ma come... Ma dai! Ma per favore! Ma come l'ha presa? Batte lungo, interviene e risolve. Mannaggia. Si oppone al traversone. Deviazione in out. Nostro, okay. Si ripartirà con la rimessa laterale. No. Niente da fare. No, vabbè. Come è uscito questo, tra l'altro? Bravo Zimmermann. Questa è una palla. No, perché non corri? Perché non corri? E tu, ah, bravissimo. Ancora, però nessuno ci va. Nessuno ci va. Ma che era? Testa quadrata. Però insomma. Vanno a cacciare il gol che potrebbe decidere il match sul no. Cronometro. Manca poco da no, giocare. Vabbè. Cioè io non ci credo. Ma io non ci credo. Ma io non ci credo. Ma io non ci credo. No, 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 no. No, non è possibile. Non è possibile. Vedremo se avranno la forza per appostare una razione, Pier. Non è possibile. Non hanno tempo da perdere. Non è veramente possibile, ragazzi. Non si perdono d'animo e continuano a farsi vedere dalle parti dell'area avversaria. Andersen. Devono recuperare un gol. Mamma, ma come tiriamo? Finisce il match, sconfitta. Andersen, sei destro. Sei destro. Sei futtutamente destro. Tiri meglio di sinistro. Ma come stai messo, amico mio? Cioè, vabbè, io... Io sto zitto. Sto zitto perché una sconfitta così non ci voleva. È veramente brutta questa sconfitta, ragazzi. Questa è bruttissima. Questa è bruttissima. Sono veramente deluso dalla squadra. E... Non si possono perdere così le partite. Ah, non mi interessa. Siete tristi? Cavoli vostri. Cavoli vostri. Non mi interessa. Dico le cose come stanno. Allora, Alvarez, sono tutti un po' a corto di energie, eh. Comunque Zimmermann a me non dispiace. Con Sangallo sono quinti. E c'è l'aggiornamento mensile dell'osservatore, tra l'altro, tra le altre cose. Marco Guerra, mamma mia. Alex Gallo, vieni pure. Valentini, Poli, Moretti, Davide Bianchi, vai, vai, vai. Prendiamo Davidone Bianchi. Graf, ma. Schmid, questo è forte, oh. Meyer non mi ispira, Colombo non mi ispira. Porca miseria, Valentino Frey. Attenzione, vediamo un po' quelli che abbiamo preso, ragazzi. Frey è un 60 overall. Beh. Beh, è un DC. Tanto promuovo in prima squadra. Vai, vai. Tutti in prima squadra. Tranne Schneider, ovviamente. Schneider deve ancora crescere qua. E va bene, sta già facendo questo percorso. Quindi vediamo un po'. Allora, prima cosa da fare. Prima cosa. Vedere un po' dove giocano meglio, dove giocherebbero meglio. Quindi Bianchi. Come attaccante no. Come CUC Bianchi potrebbe funzionare. O come esterno. Quindi che faccio? CUC o esterno? Lui è un destro. O esterno destro. Ma che statistiche ha? Scusatemi.
Vediamo un po' le sue statistiche per capire un po' cosa fare con lui. Non è molto veloce, quindi COC. Io farei COC, palese. Fai COC. E questo l'abbiamo risolto. Poi abbiamo, volendo, anche Gallo, che è una S. Ok. È una S, Gallo. Il buon Gallo è una S. Beh, Frey invece? Frey poteva fare pure il terzino, però non è veloce. Frey un DC, tranquillamente. Schmidt, che è un COC. Non è molto veloce, quindi va bene. Non può fare nessun cambio ruolo, purtroppo. E basta. Quindi facciamo i piani di crescita. A questo punto, con i nuovi ragazzi della primavera li manderemo in prestito, perché sì, non ha senso tenerli qua. Bianchi ho già fatto. Gallo, cosa possiamo far crescere, Gallo? Una S potremmo fare... questo con dei passaggi, perché se no possiamo fare così. Poi tutto. Ala di supporto, sì, ala di supporto va bene. Schmidt possiamo fare. Allora, lui è COC, quindi serve passaggi, dribbling. Potremmo far Dinamo. Dinamo Zagabria. E poi abbiamo Frey, il buon Frey, che è già un 60 comunque, Frey, eh. Lo mandiamo a fare un po' di difesa. Facciamo così. E poi gli straprestiti. E gli altri che avevo, chi erano? Gli straprestiti. Così almeno crescono un pochettino, giocano un po' di più. E non ci sono problemi. Fredo, già messo? L'ho già messo. Ok, ci siamo. Ho fatto qualche acquisto dalla primavera. E anche perché ci serve. Le maglie, vabbè, possono andare bene. Siamo un po' ripresi finalmente. Delle ali è più, insomma, più carico. Rodriguez va bene così, grazie. Ma anche se Rueg non mi è dispiaciuto. Mettiamo Rueg, dai. Visto che è un po' stanco, approfittiamone. E per il resto mi porto comunque in panchina Amos. E per il momento cavo Novak, metto... Chi potrei provare in caso? Il buon Bianchi, che sembra tanta roba. Vediamo un attimo col San Gallo, quinta in classifica. Allora, abbiamo fatto oggi un pareggiotto. Siamo nell'immediato che poi ci poteva stare contro la quinta in classifica dell'epoca. Se non volete perdere nemmeno un istante, e la sconfitta contro l'ottava, che non è una cosa buona. Dobbiamo riprenderci. E quindi, ragazzi, vincere è molto importante quest'oggi. Fondamentale. Anche perché, vabbè, che magari non vinco il campionato, però vorrei quantomeno arrivarci a fare l'Europa il prossimo anno. Saluto i nostri amici a casa che ci stanno seguendo. Sarebbe tanta roba. Solo una cosa, però, ragazzi, Non muovetevi. Il grande calcio ve lo portiamo noi direttamente a casa vostra. Calma. Padroni di casa che cominciano il match con questi 11. No. Ho detto calma io. A vuotissimo. Guadagna metri. A vuotissimo. Oh, ma questi la palla se la sono comprata? Oh, ma che è Torello, dai. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Ma porca. Palo, ma l'azione prosegue. No. Ma che rigore. Ma porca miseria. Di rigore dunque, ma niente cartellino come qualcuno dagli spalti voleva. Decisione che mi trovo d'accordo. Ma perché? Con il penalty, ma non mi è sembrato un intervento da giallo. Possono sbloccare dal dischetto. Quando mai? Quando mai? Ne prendo una, quando mai? Con gli Young Boys, sì.
Comunque, ed ecco dunque arrivato, ragazzi, il primo gol dell'incontro, 1-0. Che brutto episodio che stiamo facendo, eh. Che bruttissimo episodio, mamma mia. Mamma mia, Andersen. Occhio all'avanzata. Rientra all'interno. No, no, questo comunque di destro non sa tirare, scusatemi, ma è destro per finta. Non può essere vero che sia destro questo. Non può essere vero, cioè io protesto ufficialmente. Cioè non è possibile che tu sei destro. C'è qualche problema. Bravo Bertrand. Tratto pulito, sventa il tentativo avversario. Che buona la palla. Oh, vai. Ottimo il tocco. No, no, no. Mantiene il punteggio inalterato. Ma com'è possibile? In questa circostanza nell'uno contro uno aveva tutto da perdere, ma come ne è uscito alla grandissima. Bravo Kohler. Pallone riconquistato, possibilità. Bentaberri. Mazza, che schifo. Si salva qui il portiere. Ammazza, che schifo, raga. Tiro brutto veramente, come non lo so neanche io come. Come le cose più brutte della vita a momenti. Possesso palla nettamente lento, centrale, addosso al portiere. Tutto le ha i problemi, tutti. Anche a costo di rischiare qualcosa. Non è una cosa positiva. Comunque fanno bene. Se continuano a tenere questi ritmi, possono pareggiare. Vabbè, il difensore ci sta. Ci sta. Certamente, possesso palla intelligente, non c'è dubbio. Il vantaggio è meritato. Vediamo, non gli richiedo quello. Risposta avversaria. Difende il pallone con il fisico. Ottima posizione qui. Oh, qualcuno che prende sta palla, che io spingo il tasto del contrasto, ma non va niente. Mamma mia, raga. Oggi veramente non è giornata. Guarda, qui Brown, cioè comunque il tiro era bruttissimo, qui Brown ha gran parte della colpa che non ci arriva su quel tiro veramente quasi centrale a momenti, cioè è brutto, Mamma mia. Bertrand. Alvarez. No, pallone che viene recuperato. Ragazzi, dobbiamo riprenderci qua, sennò è dura. Giusto non interrompere. Ci sarà un È veramente dura. Quest'anno mi sa che salvarsi. Mi sa che andare in Europa, se continuiamo così, è dura, molto dura. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Non possiamo mollare ora. Non possiamo mollare ora. Dele Alli. Pallone importante. Mamma mia Andersen, mamma mia. No, no. Attentissimo, situazione che era complicata. Mente tua. So come l'abbia stoppata Andersen, ma va bene. Recuperano palla. Mamma mia. C'è la possibilità del contropiede. Calma. Non facciamoci sorprendere. Porta Bravo via la Alvarez. Rueg. Rueg, vada solo. Spazio per andare. Mamma mia. Azione che sfuma. Ragazzuoli, che facciamo? Dei cambi? Ma sì, dai, potrebbe essere una buona idea. Allora, Rodriguez. Rueg, va bene. Abbiamo capito che forse non è il tuo ruolo. Mettiamo Maius. Amos per Maius, scusate. Schneider per Dele Alli, inguardabile. E Bianchi lo vorrei provare, ma non è il momento forse di rischiare così tanto. Lungoi per Andersen, perché Andersen oggi ma veramente non c'ha il tiro. Ma come rimessa dal fondo? In campo forse fresche. Ma davvero fate? No, può essere rimessa dal fondo. Ma io pensavo fosse nostra, palese. No. Vabbè. Bravo Amos. Mauro. Attenzione, tutto solo. Niente, oggi con i piedi non ci siamo, Non bene qui. Piedi quadrati oggi, mamma mia, che roba. Che orrore. C'è il cambio in arrivo. Veramente un orrore dietro l'altro. Oggi sì. Palese che sia qualche problema di convergenza. A disposizione. Mamma mia, sto vedendo delle cose che sono veramente agghiaccianti. Intervento da manuale nei 16 metri. Dai, Amos. Raga, non c'è nessuno però.
guadagnano metri. Etwer a spazio, prova. Conclusione intercettata bene dal portiere. Ci stiamo un po' provando, quantomeno. Ngoi per Amos, no, Amos che para ad Amos, meraviglioso capolavoro. Schneider, ancora Amos di testa che non molla, non molla, ma purtroppo oggi la porta è stregata, non riusciamo a beccarlo, non riusciamo a fare qualcosa di decente. Che vi devo dire, siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Buono il movimento. No, non è passato. Non è passato. Ci ha messo un'ora a girarsi. Bravo Mauro. Anzi, bravo Alvarez. Ngoi, ancora Amos. Che fa un'altra parata miracolosa. Ancora Ngoi, calcio d'angolo. Ancora Amos. E qualcuno che ci vada. Senza conseguenze. Mauro, Bertrand. Ngoi. Ngoi, va da solo. Sente il cross. Mamma mia, che brutta roba. No, ma che possibilità, ma cosa di mi dite queste attenzione. Cose si esaurisce qui. Bravo Benta. Ma no, perché? Ma perché sti passaggi smonchi? Ma io veramente non lo so. Per quale motivo? Bravo Alvarez. E butta via sto pallone. Madonna Schneider, anche tu però ci metti. Vabbè, senti, ho capito. Non si può uscire da sta area. Aiuto. Attenzione! Buono qui. Sarebbe comunque finita 2-0 per loro, 95esimo. Dai, è su sto calcio d'angolo, può anche non farglielo battere, su. Corner battuto in mezzo. Quanto voleva andare avanti? Ah, ok. Finisce il match, sconfitta e delusione. Dunque, ragazzi, bruttissimo episodio. Bruttissimo episodio questo oggi. Non giocavo così mai dal 15-18. Sarà che forse ieri sera ho giocato un po' troppo a Ultimate Team. E ammetto che, cioè, proprio la velocità del gioco è diversa un botto. Cioè, Ultimate Team è un altro gioco. È un altro gioco. E non sono più abituato. Però, raga, siamo stati anche sfortunati. E niente, non dovrò più giocare a Ultimate Team, perché se questo è il risultato mi sa che è meglio che smetto, perché non si può giocare così, dai. Cioè non c'è troppa differenza tra Ultimate Team e gioco base. E quando torni nel gioco base è poi complicato. È complesso, insomma. Vabbè, sì, Gallo va bene, Bianchi va bene tutto. Alvarez, cosa vuoi? Ma che rimpiazzarti? Eri stanco. Chi è? Ah, è il portiere. Però peccato che il calciomercato sia chiuso. Non puoi andare via, Pader. Non puoi andare via ora. So che vorresti tanto, per carità di Dio. Ma non puoi. Non si puede ora. Non si puede. Pader, non si puede. Allora, Schmidt. Sì, però solamente col prestito normale. Senza riscatto, grazie. E come si è messi? Adesso dobbiamo guardare un po' come si è messi. Pure per Gallo. No, senza diritto di riscatto. No, vai sempre in Svizzera, vai a trovare i giocatori. Non ti preoccupare. Non c'è problema. Non c'è problema. Allora, no, questa la facciamo la prossima volta. La prossima volta cosa ci aspetta, tra l'altro? Vediamo un po'. Ci aspetta il Lausanne, il Servette e il Lausanne, ok. Poi c'è, nell'altro episodio c'è Basilea, Young Boys, insomma, belle partite. In campionato come si è messi? Perché ora è importante guardare la classifica un secondo. Allora, fermo restando che noi siamo a 50 punti. Il primo e il secondo posto sembrano un po' utopia, ora come ora. Anche se c'è poi dopo c'è l'altra parte di campionato, quelle prime 6 mi sa, se non ricordo male, le prime 10 non mi ricordo. Quindi c'è comunque un'altra parte di campionato in cui far punti, ok? Però il punto è proprio questo, che siamo a 11 punti dal primo posto, però siamo a 9 punti di distacco dal quarto.
Quindi si è messi abbastanza bene sulla carta. Onestamente non si è messi male. Dobbiamo tenere questo vantaggio, almeno il terzo posto, che ci consentirebbe, onestamente non so se di arrivare in Conference o Europa League, perché so che la prima va sicuramente in Champions. La seconda non mi ricordo onestamente dove vada. Però penso tipo Europa League e Conference, la seconda e la terza Conference. Oppure seconda e terza Europa League, quarta Conference, non lo so, non lo so. Lo scopriremo sicuramente, mettiamola così. Ragazzi, io vi ringrazio molto, vi chiedo scusa un po' per lo schifo generale che avete visto oggi in questo episodio, ma purtroppo, non so, oggi così è andata. Sarà forse per quanto riguarda il fatto che ieri sera ho giocato Ultimate Team e è talmente diverso il modo di gioco che si fa un po' fatica a riprenderci la mano, o magari non è la giornata giusta in cui gioco bene, non lo so, però mi dispiace. Spero solo che nel prossimo episodio possiamo rifarci. Quindi ragazzi, vi ringrazio molto e ci becchiamo alla prossima. Ciao!